stato un successo oltre ogni più rosea aspettativa, la nona edizione della Notte dei Pirati, organizzata nel bellissimo scenario di Porto Ercole dall'8 al 10 maggio, dal Comitato Pirati con la Pro Loco di Porto Ercole ed il patrocinio del Comune di Monte Argentario. Migliaia le persone ad assistere all'evento altamente spettacolare, con i pirati che tra fuochi artificiali, fumogeni e colpi di cannone sbarcavano sulle spiagge del porto e prima ancora sfilavano per le vie del paese. Una notte che si conclude, come nella migliore tradizione piratesca, con la caccia al tesoro per le vie di uno dei borghi più belli d'Italia. Il bottino in questa edizione 2015 lo hanno portato a casa i pirati in guazzetto, tra l'altro per la quarta volta. La meglio ciurma invece sono stati i cricchi neri, seguiti dai pirati di Sgalera, la Baia del Rock, Armada Burlesque, tutti in Cambusa e i pirati di Montecristo. Per quanto riguarda i covi invece, il meglio addobbato è risultato l'attaccabottone. La tre giorni, iniziata con un'anteprima piratesca dedicata ai più piccoli, si chiude con un evento altrettanto spettacolare, la regata del Corsaro, dove sei velieri raggiungono l'isolotto denominato dei Topi. Sulla cima è issata la bandiera del pirata che deve essere conquistata da una delle sei ciurme per poi tornare a Porto Ercole. Ad aggiudicarsi questa edizione il Circolo Nautico e della Vela Argentario. Le telecamere di Arezzo TV hanno ripreso l'intera manifestazione. La trasmissione dedicata alla Notte dei Pirati di Porto Ercole andrà in onda a partire dal prossimo 20 di maggio sul digitale terrestre nel canale 214 di Arezzo TV e 89 di Di Lucca e nel bouquet di Sky in chiaro, canale satellitare blu 940 e la nuova TV 840.